Ciao amici del fitness, sono Davide. Allora, oggi ci andremo a vedere un circuito total body fatto con un bilancierino dove il peso non deve essere altissimo perché deve andare sui diversi gruppi muscolari. Ora, è vero che alcuni muscoli richiedono più carico e altro, però in quel caso ci concentreremo di più sulle ripetizioni. Questo perché? Facendo in questa maniera possiamo agevolare il lavoro senza stare a cambiare mille attrezzi. E soprattutto possiamo acquistare un unico strumento su internet per fare tutto quanto il circuito. Ne vedremo due versioni, una versione un po' più soft e una versione un po' più strong. Che cosa ci serve? Un bilanciere componibile come questo qui. Io questo l'ho preso su Amazon, trovate il link in descrizione, a un massimo di 25 kg, quindi non è proprio poco poco. Ovviamente voi potete regolare il carico che volete e poi decidere quello che utilizzare. Partiamo dalla versione facile, ok? Si compone di tre esercizi, ok? Uno per le gambe, uno per il dorso e uno per le spalle. E lo andremo ad attuare in questa maniera. Sono 3 minuti di lavoro, di cui 1 minuto di squat, cambio 1 minuto per le spalle, cambio 1 minuto per il dorso. Gli esercizi saranno lo squat, una military press e un rematore. Andiamo a vedere come. Prendo il mio bilanciere, lo carico, quindi il carico che voglio metterci, e comincio con lo squat. Afferro, me lo vado a mettere sulle spalle, opla, qui. E poi, gambe larghe quanto le spalle, schiena bella dritta, ok? Appoggiamo il bilanciere sui trapezi, quindi chiudiamo le spalle dietro e appoggiamo sul trapezio. Ve lo faccio vedere anche da qui. Chiudiamo le spalle e appoggiamo il bilanciere sul trapezio, quindi mai sul collo, mai troppo giù. Qui, comodo, ok? In maniera tale che non ci fa male e siamo sicuri. Gambe larghe quanto le spalle, petto fuori, schiena bella dritta, scendo giù spingendo il sedere dietro come se mi dovessi sedere, torno su, ok? Ve lo faccio vedere anche di profilo, questa posizione. Gambe larghe quanto le spalle, schiena dritta sul trapezio, scendo giù, torno su. Quando scendo giù mi concentro che il peso del corpo sia sul tallone, non alziamo mai i talloni quando scendiamo. Quindi partiamo con il nostro esercizio. 1 minuto di squat, su. Adesso vi faccio vedere poche ripetizioni, anche perché l'ho fatto prima e sono anche abbastanza stanco. Quindi qui, ripetizioni, prendo aria, alla fine del minuto di squat passo alle spalle, il bilanciere da dietro magicamente lo sollevo e lo porto avanti, qui, come se dovessi appoggiarlo alla base del collo, gambe leggermente piegate, petto in fuori, schiena dritta, spingo su, come se dovessi allontanare il soffitto e torno, su. E torno, vediamo di profilo, la schiena dritta leggermente fuori il petto, quindi leggermente arcuata, qui, spalla bella su, spingo lontano il pavimento, torno, spingo, torno, alla fine dell'esercizio di spalle, porto giù il bilanciere e vado con un rematore, gambe piegate, spingo il sedere dietro, schiena dritta, qui, quasi parallelo al pavimento, le braccia partono dall'altezza del petto e tirando vanno verso l'ombelico. Uno, e torno. Due, strizzo per dietro e torno. Su, e torno. Fermi con la schiena. Non è questo, ok? Ve lo faccio anche vedere da frontale, anche se la lista sicuramente non è delle migliori. Piego. Su, torno. Su. Alla fine di questo altro minuto recupero 1 minuto e poi ricomincio tutto il circuito per almeno 5 volte. Versione difficile. A questi 3 esercizi ci aggiungiamo, in quel caso però dovrò caricare un pochino di meno il bilanciere, braccia e petto. Quindi i primi 3 esercizi rimangono simili. Squat, spalle e rematore. Dopo il rematore, afferro il bilanciere qui,
gambe, braccia larghe quanto le spalle, braccia, su, torno, su, torno, schiena dritta, gambe piegate, sedere fuori, si muovono solo le braccia, su, non è questo, ok? E non è nemmeno questo, spalle ferme, giù, su e torno. A quel punto, dopo questo minuto, vado a lavorare il petto. Il petto come lo lavorerò? Tranquillamente con dei piegamenti a terra. Quindi, magari, visto che sarò già un pochino stanco, posso anche appoggiarmi sulle ginocchia, braccio avanti, scendo giù, torno su, petto fuori, qui, giù, su. Un minuto di lavoro, recupero un minuto e riparto con le 5 stazioni. Fatemi sapere cosa ne pensate, provate il circuito e poi mi mandate un feedback. Se vi piace il video, mettete pollicione sul video, iscrivetevi al canale VKT Fitness. Mi potete contattare scrivendomi in email davide.chiucchiarelli@gmail.com. Vi ricordo che faccio coaching online, prehab, rehab, bodybuilding e se volete invece farvi seguire di persona, lavoro a Firenze. Ciao!